Insisti, in un video precedente abbiamo fatto chiarezza sulla natura del condensatore Bumblebee montato sulle Gibson di pregio e abbiamo visto che non si tratta di un condensatore carta e olio. Un'altra voce che gira soprattutto sulla rete tra gli appassionati riguarda il filo realmente utilizzato dalla Gibson per i suoi pickup Classic 57 e Bassbugger. Ora qui abbiamo un Bassbugger e un Classic 57 rispettivamente del 2011 e 2012 e sentiamo da Mario Milan con quali possibili tecniche possiamo accertarci della natura del filo. Il filo praticamente è quello di cui stiamo parlando, è l'isolante. Il risolante può essere in poliuretanico oppure plain enamel. Il plain enamel è difficile da saldare, va scartavetrato prima di saldare. Quindi la nostra ipotesi è che se il filo di uno di questi pick-up è facile da saldare, si salda senza bisogno di scartavetrare niente, probabilmente non è plain enamel. Quindi non si tratta del rivestimento utilizzato per le repliche reali dei puff? Esatto, non è lo stesso isolante usato all'epoca dalla Gibson. Quindi la soluzione più economica. La soluzione più economica. Perfetto. Il plain enamel costa 2 o 3 volte più del poliuretano. Vediamo un attimo insieme a Roberto D'Angelo come fare questo tentativo. Ora proviamo a saldare questo filetto che è venuto fuori dall'avvolgimento del pick-up con un saldatore a temperatura normale di esercizio sui 300-310 gradi. E si è saldato subito, al primo colpo, senza problemi. L'isolante si è praticamente sciolto, evaporato e lo stagno è attaccato subito sul filo, senza bisogno di raschiamenti o altre cose, per cui potrebbe essere valido il discorso di Mario. Conclusione su pick up. Conclusione. Allora, quello, l'oggetto del contender era il filo che ha lo stesso colore del plain enamel usato originariamente dalla Gibson negli anni 50. Dalla facilità con cui si è saldato, questo secondo la mia opinione è poliuretanico e verniciato per sembrare plain enamel. Si può discutere sulla maggiore o migliore somiglianza timbrica rispetto agli originali, però di sicuro non è come replica. Il fatto di non usare esattamente gli stessi materiali, per quanto ci riguarda, qualche dubbio lo sollevo. Perfetto, grazie Mario. Ringraziamo la R&D Service di Roma e il suo laboratorio, Roberto D'Angelo, il titolare, per averci ospitati per questo test. Ovviamente ognuno resta delle sue idee, non siamo in grado di dare l'assoluta certezza sulla conclusione di questo test e poi per tanti timbricamente le cose hanno un capitolo a parte.